Se c'è una cosa, ragazzi, che abbiamo imparato nel tempo provando tanti proiettori è che Huambo, un brand che fa parte della famiglia Yupini, insomma un brand che è collegato direttamente a Xiaomi, si è sempre distinto nel panorama per il suo rapporto qualità-prezzo. L'abbiamo visto con diversi prodotti nel corso di tutti questi anni, ne abbiamo provati veramente tanto, e questa caratteristica probabilmente, dico probabilmente, la si trova con il nuovo Huambo X5, un nuovo proiettore che sulla carta veramente praticamente tutto ha. Android ha un sistema di proiezione da ben 1100 anzi lumen e pensate che costa 219 euro con il link e il coupon che trovate in basso, quindi praticamente costa meno della metà di un proiettore XGIMI che però ha 400 anzi lumen. Insomma, ha tante caratteristiche che sulla carta lo rendono forse il miglior acquisto in questa fascia di prezzo. Però nel mondo dei proiettori, quando si va a risparmiare, non sempre si ottiene quello che si legge sulla scheda tecnica, diciamo così. Noi lo stiamo provando da un pochino e adesso vi racconto i pro e i contro di questo prodottino. Grande 26x23x12 cm e pesante poco più di 3 kg, il design del Huambo X5 si allontana parecchio da quello di tutti i proiettori che è possibile acquistare nella sua fascia di prezzo. Sin dal primo approccio ci si rende conto che nonostante il costo ridotto, il processo costruttivo è quello tipico dell'ecosistema di Xiaomi, quindi di ottima qualità, e poi soprattutto se paragonato al prezzo, diciamo che è un prodotto che è fatto veramente molto bene. Il design è molto minimalista, proprio come tutti i prodotti di Xiaomi, è tutto realizzato in policarbonato bianco, e degli inserti in oro molto bellini da vedere, molto bellini sì. Insomma, è compatto ma non è tra i più compatti del mercato. E queste dimensioni non sono solo dovute al sistema di dissipazione, che come vedremo è un nuovo sistema di dissipazione, ma anche alla presenza di due speaker stereofonici da 5 watt e poi frontalmente c'è un'enorme ottica, una grandissima ottica per la proiezione che è stata posizionata lateralmente. Però dal punto di vista proprio della costruzione, questo proiettore secondo me ha un grande problema. Non ha la compatibilità con i treppiedi, quindi non ha, sapete, il tipico ingresso in cui inserire la vite del treppiedi per posizionarlo a qualsiasi altezza si vuole, ma va solo posizionato su superfici piane. Purtroppo questa è una cosa che io non ho proprio compreso e che mi ha dato molte difficoltà nel testare proprio il proiettore, perché io non ho un mobile così alto dove posizionare il proiettore. Fortunatamente in basso però ha, sapete, quelle linguette che si possono allungare in modo tale da regolare l'inclinazione proprio del proiettore verso la superficie di proiezione, che vanno da 0 a 12 gradi. Ma la mancanza di questa possibilità di metterlo sul treppiedi, secondo me, delimita molto l'utilizzo, molto la comodità di utilizzo, ed è davvero un peccato che non ci abbiano pensato, perché effettivamente in questa fascia di prezzo si trovano proiettori che si mettono sui treppiedi ma che non hanno poi questa regolazione dell'inclinazione quando lo si appoggia sul tavolo. Qui viceversa c'è l'inclinazione, però purtroppo non si può mettere sul treppiedi. Nella parte posteriore dispone di un ingresso HDMI, un ingresso video analogico, due porte USB e l'uscita delle cuffie con il tipico jack da 3,5 mm, nonché un'uscita destinata alla dissipazione che, vi anticipo, è anche piuttosto silenziosa grazie ad un nuovo sistema pensato dal brand. Quindi non c'è un eARC, non c'è un cavo ottico digitale, in tutta sostanza qualora lo si voglia collegare ad un sistema audio esterno o si utilizza una modalità analogica, che sarebbe quella con il cavo delle cuffie, o si utilizza il Bluetooth, però poi qui, ok, c'è il Bluetooth 5.0, però va a finire con un po' di lag, potrebbe esserci. Mi sarebbe piaciuto vedere quantomeno un'uscita ottica digitale per connetterlo magari a una soundbar, anche perché, come vedremo, l'audio degli speaker è buono, è un buon audio, insomma, considerando la tipologia di prodotto, però per avere un vero effetto cinema va collegato ad un sistema esterno audio, c'è poco da fare. Di buona qualità anche il telecomando, che è realizzato in plastica ma è molto solido ed integra tutti i tasti necessari per gestire al meglio il sistema operativo del proiettore in maniera anche piuttosto semplice ed immediata. In quanto a luminosità, va fatta subito una premessa: con i suoi 1100 anzi lumen, il Huambo X5 è tra i proiettori smart economici più luminosi del mercato. Come vi dicevo, per esempio, l'XGIMI Mogo 2 Pro, che costa intorno ai 600 euro più o meno, ha solo 400 anzi lumen, quindi diciamo che la potenza, la luminosità del sistema di proiezione di questo proiettore è veramente buona. L'immagine è generata da un sistema LCD con una retroilluminazione LED, coadiuvato da una struttura a 5 lenti ad alta trasmittanza, che sulla carta promette di migliorare drasticamente la nitidezza,
potenza e i dettagli delle immagini. La risoluzione nativa è una Full HD, ma il proiettore può anche decodificare file video in 4K e poi può proiettare immagini grandi fino a 180 pollici. Come vi dicevo, buono il sistema audio, che però ovviamente è in proporzione alla tipologia di prodotto. Io lo utilizzerei sempre con degli speaker esterni. Può essere utilizzato anche come speaker Bluetooth, perché integra il Bluetooth, ovviamente c'ha una modalità nel sistema operativo che ne permette questa tipologia di utilizzo. Ciò che però è veramente buono, anzi sono due le cose che sono veramente buone, soprattutto in questa fascia di prezzo, perché sono delle caratteristiche, soprattutto una di queste due, che è difficile da trovare. Ok, c'è un sensore anteriore per la messa a fuoco automatica. Appena si sposta il proiettore, il sistema mette a fuoco automaticamente l'immagine, ed è un sistema che funziona piuttosto bene, ma questo proiettorino Wambo è l'unico, forse uno dei pochissimi sotto i 220 euro, ad avere anche la correzione trapezoidale automatica. Quindi automaticamente il sistema, una volta che capisce che sta proiettando verso una superficie, cioè appena lo si muove in realtà, cosa fa? Mette a fuoco automaticamente e corregge geometricamente l'immagine. Questa è una cosa molto comoda. Poi ovviamente queste modifiche si possono fare anche manualmente nelle impostazioni di sistema. Quindi vedete, è davvero un peccato poi andare a vedere che non si può mettere su un treppiedi, perché questo è un proiettore che lo si può spostare veramente con estrema facilità, anche perché poi si regola praticamente da solo, e a me questo fatto che non sia possibile metterlo sul treppiede, non lo so, mi è rimasto un pochino qui. Inoltre, nonostante si tratti di un proiettore portatile, in realtà questo modello non integra una batteria. Ci sta, data la forma, devo dire la verità. Il problema è che, così come tutti gli altri proiettori, il cavo di alimentazione è un pochino troppo corto per i miei gusti. Inoltre, questa è una cosa molto interessante, questo Wambo X5 integra l'alimentatore direttamente nella scocca, quindi avrete solo un cavo tradizionale da poi collegare alla presa della corrente, che per me è troppo corto, quindi ne dovevano mettere uno un pochino più lungo. Partendo sempre poi dal solito presupposto che per godere appieno della qualità di un proiettore bisogna utilizzare un telo ed essere certi proprio che l'immagine venga riflessa e non assorbita, no, dalla superficie di proiezione, devo dire che, paragonata a quanto costa, la qualità dell'immagine di questo Wambo X5 è davvero molto buona. Ok, si tratta comunque di un proiettore economico che non è paragonabile tipo all'X-Gimi Aura, che costa 3.000 euro, insomma costa sempre 219 euro, ma sono proprio questi 219 euro che poi vi fanno capire quanto sia buono il lavoro che ha fatto Wambo dal punto di vista ottico. Grazie al nuovo sistema di lenti, questo proiettore è riuscito anche a ridurre drasticamente, se non proprio ad eliminare, sapete, quella sorta di layer che si genera sull'immagine quando si utilizzano proiettori economici. Qui veramente non c'è il contrasto, poi di 3001 le immagini sono nitide e ben dettagliate. Devo dire che mi ha stupito, ovviamente, soprattutto per quanto costa. Ho detto però che nei nostri test abbiamo riscontrato una buona riproduzione della scala dei colori e della scala dei grigi, e anche se una cosa va detta subito: soprattutto se il proiettore non è posizionato bene rispetto alla superficie di proiezione, potrebbe verificarsi qualche fenomeno di aberrazione cromatica lungo i bordi dell'immagine. Però ragazzi, è un problema che, ok, c'è, però è veramente poco visibile, soprattutto se si vede l'immagine a grandi distanze, ed è un problema che, diciamo, non inficia negativamente poi l'esperienza utente. Come vi dicevo, poi può riprodurre file video in 4K. La risoluzione nativa è una Full HD, io mi terrei sempre lì sul Full HD. Comunque devo dire che dal punto di vista della qualità dell'immagine mi piace questo proiettore, e la sua luminosità ne permette l'utilizzo anche in ambienti non necessariamente estremamente bui. Non può sostituire una televisione, ovviamente, ed è ovviamente meglio utilizzarlo in stanze buie, però il lavoro che hanno fatto, devo dire che, soprattutto, lo ripeto per la centesima volta, paragonato al prezzo non è niente male. E poi ragazzi, c'ha Android a bordo, ma non è Android TV, non è Google TV, è Android 9. Ed è un sistema operativo personalizzato un pochino dal brand. In tutta sostanza, la sensazione è come quella di utilizzare, sapete, quei box Android che si acquistano, quelli economici, quindi che hanno Android ma che hanno la propria interfaccia grafica, che hanno il proprio store, perché è possibile installare tutte le applicazioni per Android su questo piccolino, e out of the box arriva con due store, con quello lì proprietario, in cui si trovano le applicazioni un pochino più famose, e arriva poi con il Play Store, quindi inserendo i vostri dati voi potete scaricare le applicazioni direttamente dal Play Store. A Netflix, a Disney Plus, a Prime Video, insomma, si possono utilizzare tutte le piattaforme di streaming più comuni, insomma, che si utilizzano in Italia. C'è anche Apple TV, e questa è una cosa da non sottovalutare, perché Apple TV non è che sta proprio in tutti i proiettori. Quello che non mi è piaciuto molto, diciamo, è come il brand ha lavorato sull'interfaccia grafica, a prescindere dalla traduzione, che molto spesso è un pochino così, diciamo che avrebbero potuto renderla un pochino più reattiva,
ha 1 giga di RAM e 16 giga di memoria interna, e poi comunque secondo me doveva essere fatta un pochino meglio proprio dal punto di vista estetico, per poter raggiungere più facilmente le impostazioni oppure qualche altra funzionalità che di cui l'utente può avere bisogno. Tra l'altro la regolazione dell'immagine è ottima, ci sono diverse modalità e poi c'è anche una modalità che è possibile personalizzare, ma le impostazioni di fabbrica secondo me sono buone, quindi non serve perderci troppo tempo con queste impostazioni. Comunque, ad ogni modo, interfaccia a parte, a Android, e ci potete installare praticamente di tutto, ci potete giocare per esempio anche con i servizi di cloud gaming, no? Grazie al coupon sconto che trovate in basso accanto al link per l'acquisto, potete acquistare questo proiettore a 219 euro con spedizione dall'Europa, ed in regalo avrete o un telo da 100 pollici oppure uno speaker Trosmart Bluetooth. Io vi consiglio di prendere il telo. E promozione a parte, stiamo parlando di un prodotto che, se valutato in base al suo prezzo, ci ha convinti non solo per la buona qualità costruttiva, ma anche per la qualità dell'immagine, soprattutto per la qualità delle immagini. Tra l'altro ha il Wi-Fi 6, quindi ha un Wi-Fi veloce, è un prodottino che costa poco ma è piuttosto completo. Il brand doveva lavorare un pochino meglio sull'interfaccia grafica, ma ciò non toglie che, essendo Android, se c'è qualche nerd può anche cambiarla questa interfaccia grafica. Una cosa che non mi è andata proprio giù è l'impossibilità di poterlo posizionare su un treppiedi, perché essere soggetti a trovare delle superfici su cui appoggiare il proiettore che poi possono essere alla giusta altezza rispetto alla superficie su cui si vuole andare a proiettare, secondo me è una cosa molto limitante per un prodotto a cui effettivamente per 219 euro non manca praticamente quasi niente. Questo è quanto, ragazzi, questo è il Wambo X5. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Io sono Dario Colendo e ci vediamo al prossimo video su Jitsi.